Ciao a tutti! Ciao a tutti! Damiano! Margherita! Parlaci un po' dell'indipendenza, tua indipendenza. Eh sì, sono indipendente, o almeno posso essere indipendente. Dico posso perché abito ancora in casa con i miei genitori. E ti scoccia vivere con i genitori? Eh sì, mi scoccia. Però tu lavori. Sì, io lavoro e ho lo stipendio mensile di 200 euro. Perché così poco? Sono in borsa lavoro. Quindi ancora devi stare a casa con i genitori. Tu non senti che ti si debba stare dietro? No, no, assolutamente. Perché tu che cosa sai fare per i fatti tuoi? So spazzare per terra, pulire anche la cucina, apparecchiare e sparecchiare. Poi so far da mangiare pasta asciutta, faccio la carne e queste cose qui. Poi so fare i letti, ad esempio chi fa i letti ai miei genitori e in camera mia sono io! Sono una cenerentola, per di più, quando in camera mia mi si accumula del disordine, lo trasformo in ordine. E quindi la gente crede che tu non sappia fare queste cose? Sì, esatto, solo perché sono autistico, ma non è vero niente. Ma che altre cose sai fare? Io ho la patente e posso portare a spasso tutti i miei amici. E hai un sacco di amici? No, non sono un sacco, però ho degli amici veri e molti conoscenti che... Alcuni che mi vogliono bene, altri che non si capisce se mi vogliono bene. Vorrei farmi un viaggio da solo al fine di poter far vedere che anche gli autistici possono fare di queste cose ed essere indipendenti come se fossero normali. Non tutti non riescono nella vita, anche se all'età di 3-4 anni si vede che faticano a giocare con i loro amici e che mostrano i loro problemi. Non tutti saranno così da grandi, perché poi prima di tutto dipende dal tipo di problemi che hanno loro, poi dipende anche dalle esperienze che fanno. Dico così perché se io sono diventato quello che sono diventato, è merito dei miei genitori che mi hanno fatto fare di tutto come esperienza. E quindi non bisogna avere paura di far fare le cose ai propri figli. Direi alla grande, a questo punto, che dire ai vostri figli autistici: fategli fare tutto. Provare finché non trovano una passione per quello che vogliono fare nella loro vita, nel loro lavoro, nel volersi realizzare, ma anche nell'arte, come ad esempio suonare, recitare. Possono fare anche i genitori. Ah sì, possono fare i genitori. Ti piacerebbe essere genitore? Eh sì. E possono fare anche i... cantanti! Cantanti! Sono brava come te, vero? Davvero, davvero. Sì, in effetti. L'importante è che vengano trattati come persone che possono fare tutto. E quindi sai fare le cose che sanno fare tutti? Sì. Ti piace frequentare persone col cuore buono, simpatiche, che ti trattano bene? Sì. Ma scusa, cos'hai di diverso te? Cosa ho di diverso? Io di diverso ho che sono autistico con la sindrome di Asperger e basta. Quindi la conclusione, che cosa ho di diverso? È niente!